A Riviera delle Palme il Termoli, penultimo in classifica, ancora a secco di vittorie, fa visita alla San Benedettese, obbligato a fare risultato per dare la sterzata ad un campionato fin qui molto deludente. Dopo la sconfitta di Vasto, avvicendamento sulla panchina rossoblu. Via Prosperi torna Santi Alfonsi. Nei giallorossi mister Esposito deve fare a meno di Edoardo Defendi, dopo l'intervento al naso, mentre dall'altra parte Alfonsi non recupera Chinellato. Fischia Daniele Razzetti di Nichelino. La Samb approccia bene la partita, ma manca nell'ultimo passaggio. Al secondo minuto Vita prova al volo, senza trovare la porta. Sul ribaltamento di fronte, Romano va a terra all'interno dell'area di rigore e chiede il penalty, ma per Orazzetti non c'è nulla. I padroni di casa fanno la partita, ma il Termoli è pericolosissimo in due occasioni, tra il 20° e il 30°. Prima Romano recupera un pallone sulla linea di fondo, propone al centro. Batti e ribatti con Filogamo che non riesce a battere Guerrieri. E poi Carnevale si invola verso la porta, conclude dalla distanza ma la palla sfiora il palo. I giallorossi protestano per un tocco di Guerrieri non ravvisato dal direttore di gara. La San Benedettese reagisce, prima con il tentativo dalla distanza di Proia e poi con l'incornata di Cardella, che trova la pronta risposta di Merelli appostato sul primo palo. Sul finire di primo tempo, il corner calciato dalla sinistra da Proia causa una mischia. Con Sonde prova a girare verso lo specchio. Poi spunta Felix, che trova soltanto un altro giro dalla bandierina. Nella ripresa il canovaccio tattico della gara è lo stesso, con il Termoli che cerca di contenere la manovra marchigiana e colpire in ripartenza come al quinto e al nono, quando i tentativi di Ciofi prima e Carnevale poi non sortiscono l'effetto sperato. Ma è un fuoco di paglia perché in 6 minuti la Samb chiude i giochi. Al 14° Cardella converge verso il centro e lascia partire un diagonale chirurgico che trafigge Merelli. Al 20° Marras cerca spazio in area tra le maglie bianche ospiti. La sfera arriva nella zona di Proia che da distanza ravvicinata è freddo e fa 2-0. Carnevale, tra i più attivi dei molisani, prova con l'incursione in area di rigore, ma viene contrastato dal muro rosso-blu. Sull'altro versante Lulli serve vita, Merelli attento. È solo il preludio al tris. Cardella sfida e salta tutta la difesa giallorossa, compreso Merelli, e deposita in rete, prendendosi la scena e la standing ovation al momento della sostituzione. Nel finale c'è spazio solo per il diagonale di Ciofi prima e l'azione personale di Lorusso poi, che però non portano la rete della bandiera. Termina così. A Riviera delle Palme festeggia la San Benedettese. Sì, una cosa molto, ma sono contento per i ragazzi perché li abbiamo trovati molto abbacchiati in settimana, colpa dei risultati che non sono arrivati. È normale che poi la piazza qui pretende giustamente, perché merita molto ma molto di più, e quindi abbiamo lavorato tanto sulla testa dei ragazzi. Oggi penso che c'è stato un approccio positivo, anche se il primo tempo stavamo 0-0, abbiamo calciato molte volte in porta, abbiamo fatto una buona partita e poi al secondo tempo sono venuti anche i gol che ci hanno permesso di giocare ancora meglio. Serenità, abbiamo visto che i giocatori anche oggi hanno dimostrato che ci sono, adesso non abbiamo fatto niente, non ci dobbiamo montare la testa, è una buona prestazione che ci deve dare spinta, fiducia, morale per il proseguo. Già domenica abbiamo Fano che è un'ottima squadra, e tutte le squadre sono forti e sono organizzate, e noi dobbiamo pensare a noi, crescere e cercare di fare le cose fatte bene. No, niente, abbiamo soltanto detto di continuare a giocare così perché i gol sarebbero arrivati. E poi è successo questo, perché avevamo fatto veramente un grande primo tempo con bellissime tramite di gioco, quello che avevamo provato in settimana, i ragazzi hanno fatto veramente tutta la perfezione, e il secondo tempo poi sono arrivati anche i gol, Cardella ha fatto 2 grandi gol, però siamo tutti contenti. L'unica nota negativa è l'infortunio di Rulli, speriamo che non sia niente di grave. Sì, primo tempo molto meglio noi, abbiamo creato tante palle gol, purtroppo non siamo stati bravi a metterla dentro. Secondo tempo siamo partiti bene, poi dal 70° in poi, dopo l'errore in uscita di Cavaiola, ci hanno castigato alla prima occasione, dove quando giochi contro squadre così forti, con giocatori così importanti, al minimo errore ti castigano. Questo lo sapevamo, era tutta la settimana che eravamo pronti a questo. Purtroppo ci può stare l'errore, fa parte anche del percorso di crescita di questi ragazzi. Niente, ci abbiamo provato fino alla fine, comunque almeno ad accorciare le distanze, non ci siamo riusciti. Ripeto, non sono queste poi le partite che dobbiamo vincere. La San Benedettese non è una squadra che deve stare quintultima, sestultimo posto, è una squadra che deve fare tutt'altro campionato, quindi noi andiamo avanti, siamo sempre convinti che con l'arrivo di dicembre, con i giusti interventi di mercato, questa squadra farà un campionato un po' più tranquillo. Ma in questo momento serve unione, stare vicini, perché è facile adesso dopo una sconfitta così magari vedere tutto nero, no?
La squadra ne veniva comunque da 6 risultati utili consecutivi, ha fatto delle grandissime prestazioni e tante volte meritava anche la vittoria, purtroppo non è arrivata. Oggi è una sconfitta che fa male perché è un po' bugiardo il risultato, questo bisogna dirlo. Cosa serve? Serve che la società a dicembre sicuramente farà un intervento, perché abbiamo bisogno, se ne parla spesso col presidente, col direttore, quindi domenica abbiamo una partita importantissima e possiamo sicuramente vincerla se ritorniamo, se siamo quelli dei primi 70 minuti. È una partita che può vincere tranquillamente, però non ci dobbiamo demoralizzare perché il campionato è lungo e siamo quindi convinti che il Termoli lo salveremo. Defendi, penso che una ventina di giorni non ce l'abbiamo, quindi ha avuto un intervento a setto nasale, un po' lungo il recupero. È stata un'assenza importante, lo sappiamo, ma anche quello che dà all'interno del gruppo, un ragazzo che è un leader, quindi ci è mancato senza dubbio. Però anche Romano, che l'ha sostituito, non ha fatto male, ha fatto una discreta partita.